Eccoci qua, siamo ritornati, ci siete mancati tantissimo, vogliamo ricominciare, lo faremo con gli amici di sempre, con nuovi amici. Tra gli amici di sempre non poteva non essere qui Don Pasquale Pio Di Fiore. Ben trovato, Don! Ben trovata a te, ben trovata a tutti, dopo tanto tempo finalmente ci rivediamo. Eh sì, in veste nuova. Titolo nuovo. A distanza di sicurezza, sempre. Come sempre. Noi ci teniamo e Don... Che mi dici? Vogliamo ricominciare? Abbiamo cambiato titolo al nostro programma della domenica. E perché? Perché c'è un motivo. Si ricomincia, si rinasce. Anche perché un fuori programma inaspettato lo abbiamo avuto. È un po' troppo forse, abbiamo anche un po' esagerato. Abbiamo avuto un fuori programma abbastanza importante. Un fuori programma che ci ha tenuti tutti in sospeso, in stand-by, come si dice in questi casi. No, però è il caso di ricominciare. È il caso di avviare un nuovo processo. Papa Francesco ci dice che la Chiesa va avanti per nuovi cominciamenti, lo diceva anche Don Tonino Bello, che significano altrettante nuove Pasque. La Pasqua è un punto di partenza della storia, un punto di partenza nuovo, che ci dà un'energia nuova, uno slancio diverso. Certo, in questo tempo un po' particolare sarà uno slancio a dosi, forse anche a singhiozzo, perché vediamo che adesso tutto sta un po' ripartendo, stanno ripartendo le scuole, stanno ripartendo anche le attività delle nostre parrocchie, è tutto con molta cautela però, e dobbiamo aspettare, è un tempo di attesa, stiamo vivendo un avvento un po' più prolungato nell'attesa che arrivi Natale, cioè una nuova nascita, la nascita, l'arrivo di una realtà nuova, di una vita nuova anche per noi. Allora, dovete sapere che, a proposito di Papa Francesco, dovete sapere, e di Don Pasquale, che nella sigla ci sono delle barche che compaiono, no? È stata un po' l'immagine utilizzata da Papa Francesco nel pieno del lockdown, della chiusura, usiamo i termini un po' in italiano, sì. Della chiusura. Quindi noi siamo tutti sulla stessa barca, ma ricominciamo da lui. Quando te l'ho detto questo titolo sei rimasto un po' così, un po' perplesso. Sì, un po' perplesso. Poi... perché diciamo che è un filo rosso che lega un po' tutte le nostre realtà, no? Tutti quanti ci dicono e noi stessi ci diciamo che dobbiamo ricominciare da qualcosa, dobbiamo ricominciare da qualcuno. La realtà da cui ricominciamo noi non è una realtà astratta, ma è una realtà concretissima, tant'è che il tè da cui il titolo è un pronome che ha la maiuscola. Esatto. Noi ricominciamo da qualcuno che è il centro della nostra vita, il centro delle nostre giornate. Noi ricominciamo da Gesù Cristo. È Lui che ci dà il programma di questo ricominciare, che ci indica la strada maestra che noi dobbiamo percorrere per far sì che la nostra ripartenza sia una ripartenza buona, sia una ripartenza cristiana, da discepoli che camminano. Ci siamo fermati, è vero, fisicamente, non abbiamo incontrato più le nostre amicizie, i nostri affetti, siamo stati un po' rinchiusi in casa, abbiamo avuto molta prudenza in questo, tutt'oggi l'abbiamo, però ecco, siamo stati veramente fermi, la mente ha viaggiato, i sentimenti hanno viaggiato, quindi noi abbiamo incontrato gli altri in una maniera diversa, in una maniera differente, non meno vera, ma complementare rispetto all'incontro fisico. Era il massimo che ci potevamo permettere, ma adesso riprendiamo in mano la nostra storia, riprendiamo in mano le redini della storia generale e andiamo avanti con quello che il Signore ci indicherà. Fate quello che Lui vi dirà, e penso sia un po' il ritornello che deve suonare nel cuore di ciascuno di noi. Sono le parole di Maria durante le nozze di Cana ai servi. Fate quello che Lui vi dirà. Noi cercheremo di farlo. Andremo avanti anche guardandoci in faccia. Ci siamo stati abituati a guardarci molto, molto negli occhi ultimamente, però quando c'è questa possibilità di distanziamento ci guardiamo in faccia, è bello vedere i sorrisi. Dicevi, andiamo avanti perché non si può tornare indietro. Noi, senza metterci d'accordo, abbiamo ricontattato uno degli amici di sempre, Paolo Pugni, che ha preparato un caffè proprio su questo tema. Ascoltiamolo insieme. Non si torna mai indietro. Anche se torni al punto di partenza, le cose sono completamente diverse. Buongiorno. Buongiorno, buon caffè. Non si torna mai al punto di prima.
Non si ricomincia mai da dove si è smesso, non si riparte mai dalla condizione di prima, non c'è mai un ritorno alla normalità precedente. Quando Gesù risorge, non torna a fare il falegname a Nazareth, non torna a insegnare nel Tempio, fa una cosa diversa, c'è un oltre, un qualcosa di diverso che imposta la sua vita. Ma senza andare a paragoni così forti, così elevati, così letterari, possiamo immaginare la nostra vita. Il fatto di ricominciare, di ripartire, in qualche modo abbiamo detto tempo fa, è un ricostruire, sì, ma anche quando è solo un ricominciare, è un ricominciare diverso. Siamo cambiati, come dice quella famosa frase, che quando torni al punto di partenza e scopri che eri già stato lì, scopri però un mondo diverso, un mondo profondamente diverso rispetto a quello che hai abbandonato. Perché il cambiamento c'è stato. Non siamo congelati nel tempo, non è un ritorno al futuro o al passato come nel famoso film di tanto tempo fa, è proprio cambiare prospettiva. E a volte non ce ne rendiamo conto, anche adesso nel bel mezzo di questa pandemia vorremmo tornare alla normalità, ma quando anche fossimo finalmente in grado di tornare a una normalità precedente, sarebbe una normalità diversa, sarebbe un cielo diverso su quello sotto il quale riprenderemo a vivere. La consapevolezza è la prima cosa che dobbiamo mettere in conto. Se non siamo consapevoli di questo, se continuiamo a pretendere di aver sempre fatto così, tra l'altro è la frase che uccide le aziende e le persone più di ogni altra cosa, se non siamo in grado di capire questo dinamismo che in qualche modo mantiene le cose uguali ma perché sono diverse, la famosa frase del Gattopardo ha una sua saggezza e non è il desiderio di mantenere le cose immobili, no, ma di mantenerle salde, che è completamente un concetto diverso, anche nel tempo che passa. E allora, un caffè azzeccatissimo per la prima puntata, per ricominciare. Paolo, Don Pasquale parla di normalità, torniamo alla normalità, ma come può essere diversa la normalità? La normalità può essere diversa, secondo me, se adottiamo un punto di vista diverso su di essa, è la prospettiva che dobbiamo cambiare, gli occhi che dobbiamo mutare. In fondo questo ci dà la fede ci dà nuovi occhi, non è vero che la fede è qualcosa che implica un nostro buttarci ad occhi chiusi verso una realtà sconosciuta. Nel periodo di turbolenza adolescenziale, giovanile di Santa Edith Stein, quella che poi sarebbe diventata la patrona d'Europa, no? Teresa Benedetta dalla Croce, diceva che la fede è una luce oscura che non basta la mente. La fede è qualcosa di impenetrabile, è una realtà in cui bisogna buttarsi appunto ad occhi chiusi, ma la fede non è questo. No, basti prendere il Vangelo, aprirlo e notare che Gesù guarisce i ciechi, Gesù fa vedere e fa vedere meglio le cose. Quindi la fede è veramente una luce, un aprire gli occhi in maniera nuova sulla realtà, perché la realtà è sempre la stessa. Ciò che cambia è il nostro occhio, è il nostro modo di percepire le cose, di vedere le realtà, di concepire le stesse persone. La fede ci fa vedere le cose da una prospettiva diversa, che è la prospettiva di Dio, che è la prospettiva migliore. Il punto di vista alto, che certo implica da parte nostra una certa ascesa, un certo esercizio, molta fatica. Quando si sale sulla montagna, quando si va a scalare le montagne, si fa fatica, non è una cosa semplice. Però là le cose si riescono a vedere secondo una globalità che non avremmo mai concepito se fossimo stati al fondo della valle. Abbiamo bisogno di salire. E questo è l'esercizio che il Signore ci chiede, anche in questo tempo. Senti, a proposito di questa nuova prospettiva della fede, ci sono stati anche molti convertiti in questo periodo. Paradossalmente questo tempo ha portato molti a recuperare le ragioni della propria fede, a interrogarsi se quello che sentivano come sentimento profondo dentro di loro tenesse alla prova della risurrezione, che è il perno attorno a cui muove il nostro credo, il nostro prestare fede in Gesù. Certo, alcuni l'hanno persa. Purtroppo sono stato testimone di alcune conversioni al contrario in questo senso. Però posso attestare in piena coscienza
che in molti c'è stato un ringiovanimento delle ragioni del proprio credere. Il cardinale Martini diceva che dentro di noi si muovono sempre un credente e un non credente che dialogano, che parlano, ognuno dice i propri motivi del credere o del non credere all'altro. È stato un tempo di verifica, un tempo di solitudine che ci ha messo davanti alle porte della nostra coscienza e ci ha fatto interrogare almeno chi ha avuto, ecco, la coscienza, la consapevolezza, prima diceva Paolo, del proprio posto nel mondo, della propria vocazione e quindi anche dello spessore della propria vita spirituale. Ti faccio un'ultima domanda in questa prima puntata, Don Pasquale. Se, dal tuo punto di vista, chi sono stati quelli un po' più spaventati? Chi era spaventato di più da questa situazione nuova? Perché l'abbiamo vissuta tutti, giovani, meno giovani, i più anziani. Tu che frequenti anche i giovani, come l'hanno vissuta, per esempio? Ognuno viveva il proprio spavento in una maniera personalissima. Forse non è giusto pensare a delle categorie che hanno vissuto di più lo spavento, perché ognuno l'ha vissuto in una maniera molto molto originale. I bambini, perché sentivano magari in TV di tanti casi, quindi di tanti morti, che ovviamente mettevano paura. I genitori, che non si fidavano magari a portare i bambini al supermercato, o che magari impedivano loro di fare una passeggiata, una semplice passeggiata in mezzo al parco. Gli anziani, ovviamente, la categoria un po' più fragile, un po' più a rischio, che preferivano, ecco, restare in casa e magari non uscire nemmeno fuori al balcone per prendere una boccata d'aria. Noi sacerdoti, che abbiamo visto di colpo svuotarsi le nostre chiese. A volte anche inermi, vero? A volte sì, senza la possibilità di fare niente. Questo virus ci ha spogliati, ci ha ricondotti al nostro essere poveri, al nostro aver bisogno necessariamente di qualche altro. Non siamo fatti per la solitudine. Penso che uno dei più grandi insegnamenti che questo periodo di chiusura ci ha portato sia proprio questo. Noi siamo fatti per qualche altro. Bella questa conclusione, non siamo fatti per la solitudine, ed è per questo che ci siamo ritrovati, vogliamo stare insieme a voi. Don, diamo appuntamento a domenica prossima, però il nostro Ricomincia da te continua, darai il posto a un tuo collega con il colletto bianco, che è Don Salvatore Miscio. Intanto grazie di cuore per essere tornato. Grazie a te e grazie a voi di questa possibilità. Sei mancato anche tu. Anche voi. Un breve pausa, a domenica prossima. A domenica. Noi.